Buonasera a tutti, ben trovati al TG regionale di Toscana TV. Apriamo con la politica, giornata toscana per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che stamani ha fatto tappa a Livorno, poi a Viareggio, a Lucca e infine a Firenze. Sempre nel capoluogo toscano oggi sono arrivati anche Marco Rizzo e Francesco Toscano di Italia Sovrana e Popolare. Per questo ci colleghiamo con Caterina Gonnelli a Firenze per fare il punto di questa giornata. A te, Caterina. E da Largo Annigoni a Firenze ci colleghiamo per presentare Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, che è stato accolto davvero da una folla per poi proseguire nella vicinissima ed era accompagnato come sempre dall'ex ministro della giustizia Alfonso. Proprio lui è stato lanciato politicamente. Allora sentiamolo e poi vi restituisco la linea. Ma si figuri se io mi metto a discutere proprio di eventuale di presenza di E presto detto, noi non siamo il partito di no, noi abbiamo detto tantissimi sì e soprattutto lo vorrei ricordare, siamo la forza politica che ha abbracciato più convintamente e studia continuamente. Va bene, scusate, temporanei, qual è il tema? Perché chiaramente ci rendiamo conto dell'emergenza, però Piombino non è emergenza. Scheletri industriali con l'asbesto ancora visibile, pezzi di amianto che volano. Italia Sovrana e Popolare, quello di riprendere i contatti col gas e poi certo lavorare per la pace con la diplomazia, ma non possiamo distruggere il nostro paese. Il Mugello è una terra fondamentale, sono stato eletto due volte, avremo dei risultati.
beni pubblici italiani, beni che sono finiti non a caso nelle mani di noti potentati sovranazionali che oggi, controllando la stampa prevalente, trasformano un mediocre burocrate in un grande statista. Lasciamo questa... Una altrettanto precisa di quando lui la scaraventò sul letto, le si mise sopra bloccandole le braccia ma senza toccarle le parti. A un nigeriano di 26 anni, finito sul banco degli imputati per aver minacciato di morte la coinquilina e, nell'ipotesi della procura, anche aver tentato di violentarla, un'ipotesi respinta da un altro uomo. Dei gravi indizi di colpevolezza. I fatti risalgono al 2020. Al culmine di una lite, l'uomo afferrò un colpo un carattere particolarmente violento, essendo la donna riuscita a sottrarsi al tentativo di sopraffazione. E ora parliamo della morte della regina. Secondo la tradizione monarchica britannica, le sue porte sono sempre aperte per i fedeli, per chi vuole semplicemente scrivere un ricordo di sua maestà. Lascerà un vuoto. L'affascinante St. Mark's Church, un tempo abitata da Machiavelli, alla fine dell'Ottocento è stata trasformata in una chiesa. E ora parliamo di lavoro, c'è sull'avvertenza. Se serve un luogo neutro, se serve il ruolo di facilitatore, di Toscana. Diciamo i licenziamenti dei lavoratori. Dopodiché il tavolo di crisi in Regione Toscana.
che tutt'oggi ha il lavoro più che produce un panno conosciuto in tutto il mondo. Intanto i rappresentanti sindacali fanno sapere che chiederanno al sindaco di Bibbiena di poter partecipare ad un consiglio comunale aperto. Chiederemo di poter andare in un consiglio comunale aperto col sindaco e la sua giunta. Il 90%, vediamo. Al via a Pistoia due corsi per formare 50 tecnici meccanici. Apparati tecnologici. Sono due corsi di alta specializzazione, uno riguarda il ferroviario, l'altro le carte. Prime. Il nostro obiettivo è quello appunto di investire molto sui giovani. Comprare il materiale scolastico, stamani si è svolta oggi per tutta la giornata la raccolta scolastica di Unicop. Rappresenti una difficoltà in più. Questa raccolta che è stata lanciata da Unicop e dalla Fondazione è da... Questo è il terzo anno della raccolta di materiale scolastico, è un'iniziativa sicuramente molto importante per quei ragazzi e quei bambini che vivono in famiglie in città. Questo sabato perché permette a famiglie che sono in difficoltà di poter avere per i loro figli che iniziano la scuola a giorni quaderni, penne, lapis nuovi. Oggi purtroppo il dato delle morti sul lavoro è in netta controtendenza. Parliamo della nostra regione toscana, dall'anno 2021 è aumentata del 16% le morti sul lavoro in regione toscana. Al 31 luglio siamo arrivati a 34 decessi.
per rispetto anche al resto d'Europa. Dobbiamo fare interventi fattuali. Su come incominciare l'anno scolastico. È partito il countdown per il a stare in mezzo agli altri, a confrontarsi, a stare, a scambiarsi. Che potete dalla conoscenza e dalla relazione degli altri, e se la paura vi prende, se avete dei problemi che non riuscite a gestire, rivolgetevi sicuramente a uno psicologo. La soprano Silvana Froli e il tenore Nicola Mugnaini con un gradito fuori programma del tenore Sauro Casseri, reduce da... un concerto in cui abbiamo spaziato dall'opera lirica all'operetta fino alle canzoni. Di Casalguidi. Compie 137 anni la Fiera di Casalguidi, uno degli eventi espositivi più antichi della Toscana, vanto non solo per il comune di Serravalle che la ospita, ma per l'intero territorio provinciale di Pistoia. Beh, il 137esima edizione, quindi una storia antichissima che riunisce le eccellenze non solo nazionali, ma anche internazionali. Quella dove viene tanta gente, dove ci sono spettacoli interessantissimi, un po' per tutte le età, si va dalla musica anni 70 alla musica proprio dei giorni d'oggi, perché il lunedì ci sarà
Organisma APS con il contributo di Fondazione CR Firenze, Comune di Grosseto, Conad e TM e con il sostegno della Fondazione Grosseto Cultura. Un po' come i mondiali dei cortometraggi. Quest'anno siamo passati dalle vetrine dei negozi agli schermi degli smartphone. Come lei. Festival e a dare tutta la grande disponibilità di questa amministrazione a far crescere anche questo settore culturale che è importante per tutta la nostra comunità.